A fine 2012 i sindaci del Reggiano hanno deciso di ripubblicizzare la gestione dell'acqua, scorporandola da IREN e affidandola a un nuovo soggetto interamente pubblico. Ora è in discussione l'alternativa tra due diverse modalità di gestione, una SPA 100% pubblica oppure un'azienda speciale consortile. Perché secondo te questa scelta è così importante? No, già diciamo l'alternativa così come posta non è corretta, perché il vero modello pubblico, o meglio l'unico modello pubblico, è quello che avviene attraverso una gestione, attraverso un soggetto di diritto pubblico. La SPA, quello che mi risulta, a meno che non siano cambiate le regole del diritto societario, è una società per azioni ed è appunto regolata e disciplinata al diritto societario, al diritto commerciale, quindi al diritto dei privati, all'autonomia dei privati. Una cosa è la proprietà, altra è la gestione. Quello che rileva è la gestione, diciamo, dell'impresa, e la gestione dell'impresa, se avviene attraverso una società per azioni, attiene alle logiche del profitto e attiene alle logiche privatistiche. La vera ripubblicizzazione non può che avvenire attraverso una gestione di un soggetto di diritto pubblico. I due referendum dell'acqua del 12-13 giugno del 2011, che indicazione hanno dato sulla modalità di gestione del servizio idrico integrato? La scelta di 27 milioni di cittadini è verso un modello che non ha nulla a che vedere con le società per azioni, ma sono modelli appunto di soggettività di diritto pubblico, e quindi dobbiamo partire da quelle norme, il testo unico degli enti locali, che prevedono appunto l'azienda speciale. Ma a partire da quella poi si possono fare una serie di modifiche, tant'è io ci tengo a dire che a Napoli, quando abbiamo creato appunto l'ABC, Acqua Bene Comune Napoli, azienda speciale, in realtà è un'azienda speciale ma molto speciale, perché poi abbiamo utilizzato l'autonomia del comune, sensi articoli 117 e 118 della Costituzione, che hanno creato un modello che parte dall'azienda speciale ma non è la mera riproposizione dei modelli, come dire, tra virgolette, pubblicistici del passato, statalistici del passato, ma è un modello che mira appunto a gestire un bene che ormai noi non chiamiamo più bene pubblico, ma chiamiamo appunto bene comune. Il bene pubblico è direttamente riconducibile, diciamo, al dominus e quindi al proprietario pubblico, che sostanzialmente può fare ciò che vuole su quel bene, lo può disporre anche, diciamo, in una maniera escludente rispetto alla collettività, perché lui ritiene per principio che fa il bene della collettività. Il bene comune è un bene invece di appartenenza collettiva, per cui in realtà il soggetto pubblico gestisce quel bene non in quanto proprietario, ma lo gestisce nell'interesse, nella tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, che appunto essendo un bene di appartenenza collettiva. Come si realizza? Coinvolgendo i cittadini. La partecipazione dei cittadini utenti e dei lavoratori anche del servizio alla gestione e al controllo, che forme ha assunto o sta assumendo nell'esperienza di Acqua Bene Comune di Napoli? Intanto noi abbiamo cambiato lo statuto del comune. Questa è la prima cosa. Abbiamo cambiato l'articolo 13, cioè valori e finalità, e abbiamo inserito appunto la nozione di bene comune, che non è solo l'acqua, ma anche l'acqua, e rifacendosi ai lavori della commissione Rodotà del 2007-2008. Il processo di trasformazione l'abbiamo avviato non solamente come amministrazione, ma un tavolo in cui fossero seduti anche i rappresentanti appunto del forum dei movimenti per l'acqua, quindi tutte le audizioni che abbiamo fatto, quindi dall'inizio c'è stato questo metodo partecipato di un tavolo congiunto in cui ci fossero seduti insieme, quindi non l'uno di fronte all'altro, ma insieme il forum dei movimenti per l'acqua e l'amministrazione. Abbiamo raccolto ovviamente una serie di espertise e alla fine siamo arrivati alla conclusione, intanto, che si potesse fare, che quindi fosse assolutamente compatibile sia col diritto interno che col diritto europeo, che fosse sostenibile dal punto di vista finanziario, ma che ci fosse un CDA, a questo punto non solo espressione dell'amministrazione locale, quindi con una nomina secca e pura da parte del sindaco, seppur sentiti gli indirizzi del Consiglio Comunale, ma anche con il coinvolgimento dei cittadini. Quindi il CDA è composto da 5 componenti, 3 di nomina del sindaco e 2 invece designati dal basso dalle associazioni ambientaliste e dal Forum dei Movimenti per l'Acqua. Con eguali poteri, un obiettivo di trasparenza e di partecipazione non solo al controllo ma anche alla gestione stessa. Ecco, che trasparenza e informazione devono ovviamente andare insieme, e partecipazione. E la partecipazione, badate bene, anche dal punto di vista economico-finanziario, è un aspetto decisamente positivo, perché
Avete visto negli ultimi anni il grado e l'intensità delle conflittualità che sono sorte appunto tra cittadini e società per azioni, e perché in particolare sono sorte? Non solo per la determinazione ovviamente delle tariffe, ma spesso e molto spesso per il grado di opacità e di bassa informazione che le società per azioni davano, ancorché pubbliche, ma trincerate dietro appunto all'idea appunto che fossero società per azioni, che quindi non fossero tenute all'accessibilità ai documenti. Tutto questo si apre dentro una casa di vetro, una casa trasparente, dove il ruolo fondamentale di tutto ciò è svolto appunto non soltanto a questi due componenti della cittadinanza all'interno della gestione, ma anche attraverso quello che noi abbiamo chiamato il parlamentino dell'acqua. Cioè all'interno dello statuto di ABC c'è un parlamentino dell'acqua. Parlamentino dell'acqua che abbiamo chiamato comitato di sorveglianza, che è composto da 5 rappresentanti dei cittadini, che ovviamente stiano in regola col pagamento delle bollette, sì, perché sono estratti a sorte, 5 designati dalle associazioni ambientaliste e dal Forum Movimenti per l'Acqua, siamo già 10 quindi cittadini, 5 rappresentanti dei lavoratori dell'azienda, quindi attenzione, non espressione dei sindacati, ma sono stati espressi direttamente dai lavoratori, e quindi siamo già 15, e poi 5 del Consiglio Comunale. Allora, ritornando all'alternativa iniziale, cioè l'alternativa tra SPA 100% pubblica e azienda speciale consortile, ti chiedo, questa preoccupazione fortissima di mettere in sicurezza la ripubblicizzazione evitando che in futuro possa decidere qualcuno di cedere quote azionarie a privati, la forma della SPA, che risposte può dare a questo proposito? Al di là di forme ipocrite che ho sentito e che ho letto, che dice che le SPA pubbliche attraverso dei patti parasociali impedirebbero la vendita di quote societarie, quindi impedirebbero diciamo l'apertura ai privati, la trasformazione in società miste, in realtà questo è falso. È falso perché comunque la disponibilità ai sensi dell'ordinamento giuridico vigente, in particolare del diritto societario, del diritto commerciale, consente in qualsiasi momento di derogare ai patti parasociali, quindi rimane piena disponibilità da parte della proprietà di cedere delle quote, quindi di trasformare il soggetto da soggetto interamente pubblico a soggetto misto. E poi c'è anche il tema della bancabilità. Dimostrato da studi molto seri che la soggettività di diritto pubblico, basandosi anche su una garanzia patrimoniale forte, diciamo, legata e estesa non soltanto all'azienda speciale ma anche ai beni, diciamo, del comune, garantisce oggi ma anche domani, diciamo, in termini anche di fiducia, di garanzie, un accesso al credito maggiore rispetto alle società per azioni. Senza parlare poi ovviamente dei discorsi legati alla finanza locale, non solo, che come sapete sono in piedi anche con un rapporto che si auspica possa diventare sempre più virtuoso con la Cassa Depositi e Prestiti. È molto più facile ovviamente che il rapporto possa instaurarsi tra un soggetto di diritto pubblico con la Cassa Depositi e Prestiti piuttosto che con società per azioni, dove il rischio appunto, come si diceva prima, è che possano la capitale interamente pubblica trasformarsi in società miste. E quindi i soldi pubblici potrebbero potenzialmente andare a finire poi a vantaggio di soggetti privati. Appunto il passaggio in azienda speciale non solo, diciamo, attiene al rispetto di una volontà politica, ma è anche più conveniente appunto dal punto di vista del miglioramento delle infrastrutture, degli acquedotti, come dicevo prima, anche per riattivare un sano discorso di finanza pubblica che purtroppo questi ultimi anni, a causa appunto delle privatizzazioni selvagge, è stato abbandonato.